tutti. Nel video di oggi vi volevamo far vedere come andare a avviare le maglie con l'utilizzo della catenella realizzata con l'uncinetto che è con un filato aiutante. Innanzitutto, prima di passare al tutorial e vedere in pratica come farlo, vi vorrei un attimo far vedere anche la utilità di questo avvio che noi spesso utilizziamo nei nostri progetti. Ad esempio, anche nel progetto Magia, Cardigan Magia che avevamo realizzato, che chi non l'avesse visto ve lo leggo qui il link che potete consultare, noi abbiamo appunto ricorso all'avvio con l'utilizzo di questa catenina realizzata all'uncinetto che ha permesso a noi in un secondo momento andare a recuperare le maglie in modo sicuro senza utilizzo dei forbici, perché se andate a utilizzare i forbici spesso, se non siete attenti, rischiate di andare a tagliare qualche filo di troppo. Quindi questo è un avvio sicuro che vi permette poi andare a recuperare in un secondo momento le maglie in modo, come abbiamo già detto, in sicurezza. Qui ad esempio abbiamo un campioncino che stiamo appunto sperimentando su un progetto futuro e anche qui noi abbiamo fatto l'avvio, come vedete, utilizzando la catenina realizzata all'uncinetto. Quindi, se siete sicuri, se siete curiosi, possiamo partire con il nostro breve tutorial in cui appunto vedremo questo avvio. Avrete bisogno ovviamente dell'uncinetto al vostro piacere, noi andiamo a utilizzare questo, del filato aiutante, che è meglio che sia di un colore contrasto dal filato che andrete a utilizzare per il vostro progetto, come anche qui, come vedete, noi abbiamo utilizzato bello contrasto, e ovviamente dei ferri che utilizzerete per la vostra lavorazione futura. Iniziamo subito. Partiamo quindi e andiamo a realizzare e creare la nostra catenina con l'uncinetto. Per realizzazione della catenina andiamo a utilizzare un filato aiutante, è meglio che lui abbia un colore contrasto dal colore del filato che utilizzeremo per il nostro progetto. Partiamo subito e facciamo attenzione di come teniamo il filato. La parte corta del filato la fate passare dal vostro indice e lo girate verso di voi. Invece la parte lunga, quello che viene dal gomitolo, lo deve rimanere dalla parte sotto, lunga, perché è quello che utilizzerete per l'avvio. Innanzitutto la prima cosa da fare è andare a creare un'asola, un nodino, una prima asola con la mano in questo modo. Vedete, create questa asola provvisoria nella quale ora andrete a entrare con il vostro lucinetto, agganciate il filo, quello che viene dall'appunto gomitolo. Una volta che avete agganciato il filo, fate il giro, uscite, tornate a uscire dall'asola e avete questo vostro La vostra prima asola che più che altro serve appunto per fissare, fare un nodino, per poi partire con la vera e propria realizzazione della catenina. Possiamo semplicemente andare a realizzare una semplice catenina. Guardate, dovete andare a agganciare il filo che si trova su, cioè che voi vi mantenete con il vostro indice, lo andate a agganciare, agganciate, girate che si fissa bene e andate a riutilizzare la vostra asola. Praticamente ogni volta che voi andate agganciate il filo, passate dall'asola, ne create una nuova e così dovete procedere per la lunghezza che vi serve, perché le asoline di questa catenina serviranno appunto a fare l'avvio delle nostre maglie.
Ora, per questo tutorial ne andremo a realizzare una discreta, non troppo grande, per giusto far solo vedere il meccanismo, il modo in cui questa catenina può essere appunto utilizzata. Ed ecco qui, la nostra catenina è pronta e si presenta in questo modo. Da una parte abbiamo una vera e propria tricettina, vedete che proprio si presenta come una semplice tricettina. Dall'altra parte, invece, quando la girate, abbiamo questi forellini, abbiamo queste catenine unite in modo diverso. Hanno proprio la parte un po' più a rilievo e si presenta con le mattonine ognuna per conto suo. Queste sono quelle che verranno utilizzate, questa parte verrà appunto utilizzata per il nostro avvio. L'avvio con utilizzo del catenina può essere fatto sempre ricorrendo all'aiuto dell'uncinetto e poi spostando le mani sul ferro oppure direttamente con il ferro. Noi qui andremo a vedere entrambi, così potete vedere appunto entrambi, scegliere qual è quello più comodo per voi. Tutti e due sono comunque facilissimi. Guardate, prendete la parte della catenina che si presenta a queste mattanelle divise, andate a entrare, guardate, entrate dentro alla prima asolina e andate semplicemente a agganciare il filo e creare una maglia. Poi entrate in seconda, di nuovo agganciate il filo e ne fate uscire la seconda. E ne abbiamo già fatto due nella terza e così dovete seguire, entrare in ogni asolina avviando appunto le vostre maglie in questo modo facile facile. Guardate così in ognuna finché appunto non aggiungete il numero delle maglie di cui avete bisogno. Poi bisogna anche ricordare che quando utilizzate l'uncinetto l'avvio va fatto anche a parte, ne andate a avviare alcune poi li spostate sul ferro. Prendete il vostro ferro con il quale dovete andare a lavorare e una per una la spostate appunto dall'uncinetto sul ferro. È comodo, c'è però questo doppio passaggio in cui prima li avviate con l'uncinetto e poi lo spostate sul ferro, però è molto comodo perché tutte le asole che avvierete saranno uguali, con la misura uguale, perché vi regolate facilmente con il vostro uncinetto quando andate a agganciare il filo. E questo è il primo. Il secondo invece è quello di andare a avviare direttamente con il vostro ferro. Riutilizziamo di nuovo la nostra catenina. Guardate, torniamo in questo modo sempre entrare nelle asole che si presentano direttamente stavolta con il vostro ferro. Andate a agganciarli in questo modo sul vostro ferro, come se li stessi indossando sul ferro. Guardate, li andate a agganciare sul ferro, dando questa base provvisoria per la futura lavorazione. Una volta che li avete spostati il numero giusto di cui avete appunto bisogno per il vostro avvio, vedete da una parte abbiamo questa tricettina e dall'altra abbiamo appunto le nostre asole. Prendiamo, una volta che abbiamo appunto messo il numero giusto, caricato il numero giusto delle maglie per il nostro progetto, siamo pronti per andare a incorporare il nostro filato principale con quale poi andiamo
eseguire la lavorazione. E qui semplicemente dovete andare, entrare in queste asole che avete appena portato, messo sul vostro ferro di sinistra, e con il ferro di destra andate a lavorare le semplici maglie. Entrate quindi in questa asola, andate a agganciare il filo e lavorate tutte le maglie in questo modo. Ovviamente anche qui potete, dipenderà dal motivo, dal progetto, andate a fare o tutti dritto o tutti a rovescio, non ha nessuna importanza, oppure l'alternanza. Magari se dovrete fare una costa 1, 1, 2, 2, direttamente da questo primo ferro in cui andate appunto incorporare, andate a applicare anche il vostro motivo. Un chiaro esempio della utilità dell'avvio con la catenella la potete trovare, vedere anche sul nostro progetto che abbiamo realizzato, Cardigan Magia. Lì appunto noi abbiamo ricorso a questa tecnica di avvio, in cui abbiamo utilizzato questo avvio con la catenina, che ci permette a poi andare a recuperare successivamente le maglie in modo veramente molto efficace e sicuro. Ed ecco qui, le nostre maglie sono pronte. Ed ecco qui, speriamo che il video sia stato chiaro, che siamo riusciti a spiegare appunto tutti i passaggi e anche la utilità di questo avvio. Se ci sono le domande, ponetele qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti. Se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi per non perdere tantissimi altri novità in arrivo. Grazie a tutti e al prossimo video tutorial.